continuiamo questo tour di interviste. Prima di andare in Puglia siamo in Basilicata, andiamo a scoprire i parchi di questa incantevole regione insieme a un altro comune che si è classificato ad altissimo livello nei borghi d'Italia, Rotondella sulla fascia ionica. Iniziamo con il vicepresidente del Parco Nazionale del Pollino, dottor Fiore. Fiore, un ritorno a tutto 2020, cosa propone il Pollino Lucano, il Parco Nazionale del Pollino, in questo momento? Chiaro l'esigenza di promuovere i territori, ma non soltanto quello dei parchi, abbiamo l'esigenza di promuovere questa nostra bella terra di Lucania, che è ricca di coste, di mare, di culture varie, di natura. Il 33% poi della Basilicata è interessata anche da aree protette, abbiamo il parco del Pollino che riguarda le due regioni di Calabria e di Basilicata, e la proposta è sempre quella di evidenziare le emergenze naturalistiche, le biodiversità del mondo vegetale, del mondo animale, le biodiversità del mondo agricolo, la enogastronomia, gli aspetti culturali, proprio per fare in modo di stimolare turisti a visitare i nostri luoghi, che nel momento in cui vengono a visitarli avranno la possibilità di constatare anche la capacità di accoglienza delle nostre genti, che è veramente disponibile nei confronti dei turisti. A proposito del Parco del Pollino, volevo poi ricordare che oggi assume un significato particolarmente importante perché è patrimonio dell'UNESCO, lo è perché fa parte della rete globale dei geoparchi, lo è perché abbiamo le fagete vetuste di Corso Ferriero, ed è importante anche perché ritroviamo nel parco il pino loricato, l'albero più antico d'Europa che risale a 1230 anni, abbiamo i faggi più antichi d'Europa che risalgono a 630 anni, ed il parco che poi aderisce e dà la certificazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, quella carta per il cui ottenimento c'è la necessità di stimolare lo sviluppo di un turismo sostenibile nei territori e della salvaguardia del patrimonio naturale e culturale ed ambientale. Bene Fiore, in conclusione di passare al nostro delegato al turismo, al vice sindaco di Rotondella, i prodotti tipici del Pollino da marzo saranno inseriti, sono più di nella nuova cartina che presentiamo in anteprima oggi qui a Bipinano, Basilicata, eccellenza agroalimentare. Turismo enogastronomico sempre più incentivante, Fiore, per il Pollino. Certamente nel Pollino noi abbiamo il paniere dei prodotti del parco, tante biodiversità del mondo agricolo, tante produzioni IGP e DOP significative, vini DOP, spaziamo ed andiamo dalla melanzana rossa al peperone, alla patata, ai fagioli, alle lenticchie, ma davvero prodotti che derivano da un'agricoltura biologica e che sono collegati con la identità dei nostri luoghi. E andiamo dal Parco Nazionale del Pollino, ci spostiamo nella fascia ionica, in questa accogliente Arutunna, Rotondella. Presentiamo qui il vice sindaco e abbiamo qui anche il consigliere con delega al turismo, la dottoressa Di Vincenzo. Sì, noi, vice sindaco. Noi siamo qua perché dopo aver celebrato Rotondella come terzo borgo più bello d'Italia quest'anno, abbiamo scelto e vogliamo valorizzare e promuovere Rotondella al di fuori del panorama regionale, quindi farla conoscere a livello nazionale e internazionale. Con il suo vasto territorio, dal balcone dello Ionio al bosco, al suo mare, ma con i suoi prodotti tipici per eccellenza come il pastizio rotondano, riconosciuto come prodotto agroalimentare, come le sue albicocche, la terra delle albicocche, Rotondella è riconosciuta e gemellata con un comune dell'Emilia Romagna, Casal Fiumanese, come terra delle albicocche, ma anche con il suo olio. Noi siamo riconosciuti dalla città dell'olio, siamo associati alla città dell'olio. Quindi con una vasta varietà di prodotti vogliamo far conoscere il nostro territorio al di fuori della regione. Quindi Rotondella continuerà nella promozione e nella valorizzazione non solo qui alla BIT di Milano, ma anche a livello internazionale, se ci riusciremo. Re bien vice sindaco, Eleonora Di Vincenzo, facci vedere già queste tue
queste tue produzioni, dai, allora, facci vedere qualcosina, dai. Siamo a Milano proprio per promuovere a 360 gradi quello che è il nostro territorio. Abbiamo qui un pastizio che è il prodotto per eccellenza insieme a